tutti, bentornati a Catfishing News, il telegiornale della pesca sportiva dedicata alle grandi carpe, curato dalla redazione di Catfishing Top e di Catfishing Television. Iniziamo subito però parlando di pesca pratica, con un video girato insieme al nostro collaboratore Nicola Sorza. Parliamo di cave e di approcci legati alla stagione primaverile estiva. Sentiamo. Metti tu debba spiegare a me come affrontare una cava per la prima volta. In assoluto, tu arrivi in uno spot che non conosci assolutamente, quali sono i step da seguire prima di iniziare a pescare? Allora, diciamo che ci possono essere due approcci. Uno è cercare di reperire più informazioni possibili da chi ci ha già pescato. Consigli molto particolari, senza dubbio nuovi rispetto a quello che è il panorama classico del catfishing italiano, che però ora che è arrivata la bella stagione, la stagione calda, siamo ad agosto, ci potranno aiutare a catturare più carpe e soprattutto con più continuità. Quindi consigliamo a tutti di seguire le dritte di Nicolas. Passiamo ora alle notizie del mondo del catfishing italiano ed estero. Partiamo subito con una cattura veramente interessante. È stata fatta al Parco del Brenta ed è una regina di 31,5 kg. È stata catturata a maggio nella postazione numero 4. Non finisce qui, non abbiamo le foto, però sappiamo che è stata catturata la regina più grossa del lago a 32,3 kg. E la cattura non è avvenuta da un carpista, ma da una carpista, e non una carpista qualunque, bensì l'unica donna ad aver catturato pesci over 50 libbre in 8 nazioni differenti. Che dire, chapeau! Dalle cave passiamo alle gare. Finale trofeo CFI 2012, è tutto pronto a Pietrafitta, il campo gara che ha ospitato il mondiale qualche anno fa, per ospitare la kermesse che concluderà l'edizione 2012 del trofeo CFI dei berretti verdi. Coppie da tutta Italia si sfideranno nel bacino del mondiale per aggiudicarsi l'ambito trofeo, giunto ormai alla 9ª edizione. Vi terremo aggiornati nella prossima puntata del TG con tutti i risultati e i video delle migliori catture della gara. A proposito di trofeo CFI, sono stati ufficializzati i nomi delle coppie del Nord-Ovest che parteciperanno alla finale del 2013, che molto probabilmente si terrà a Pietrafitta di nuovo. A classificarsi nei primi 10 della gara dell'idroscalo sono stati Leporini e Falcone, Rossetto e Merlone, Tiramana e Dotti, Busto Merlo, Caruso e Gallo, Moscardo e Barbieri, Bussolino Cristofaro, Mirolo Gobbi, Grazzoli De Cataldo e Zambon Garofalo. A vincere la gara nella classifica assoluta sono stati Leporini e Falcone con un totale di 102,7 kg, un risultato eccezionale. Quanto alle catture, dobbiamo segnalare che è stato catturato in questa competizione un magnifico amur di 19,3 kg, catturato da Tiramani e Dotti. È stata un'edizione molto generosa rispetto a quelle degli scorsi anni, con 56 carpe a guadino e una media di peso di oltre 6 kg. Concludiamo la nostra panoramica delle news dal mondo del carfishing con due eventi che caratterizzeranno l'estate. Il primo si chiama Fiori Rosa, Fiori in Pesca, è un enduro totalmente gratuito che si terrà al lago di Gerosa. La particolarità di questo enduro è che a partecipare saranno esclusivamente donne. Il secondo evento da segnalare è la Stra Corbara, un enduro di una notte che si terrà il 3 e 4 agosto nel bellissimo bacino laziale di Corbara. È una delle mete storiche del carfishing e siamo fieri di comunicare questo evento. A organizzarlo il team Black Carp Arezzo con Outdoor International e Romagna Fishing Club. Per tutte le informazioni e iscrizioni possiamo visitare il sito blackcarp.it. Carfishing Television e anche contenuti esclusivi. Vediamo ora Simone Bertoni, storico angler del carfishing italiano, che ci racconta alcuni particolari tecnici della pesca nel Rio Ebro, di cui è uno dei massimi esperti al mondo. Negli anni ho imparato a farla questa maniera, creare una situazione di pasturazione forte in una linea intermedia, diciamo a tiro di canna, un bel tiro di canna, nel senso intorno ai 100 metri, facciamo questa grande e lunga pasturazione, proprio abbondante, calcolando che il primo giorno di pesca, la prima pasturazione che facciamo orientativamente siamo già su 70-80 kg di esca. Che buttiamo, quindi è bella pesante perché 70-80 kg. Questo già intercettando le varie comunità. Cioè, allora ti spiego. Dai 70. No, peschiamo, pasturiamo solo nella medesima zona. Ti indico come. Praticamente io guardo la mia postazione di pesca dalla barca, praticamente esco dritto alla postazione di pesca e vado a 100 metri, ai ipotetici 100 metri.
Poi calcolo un 20 metri verso la postazione e 20 metri fuori dalla postazione. Solita cosa, sia a destra che a sinistra, allargandomi fino a un ipotetico cono con la postazione, ovvero una situazione ancora abbordabile di lancio, no? Ovvero in pratica fai conto che rispetto al centro che ho indicato, dove ho messo il mio marker, farò 70 metri di qua e 70 metri di qua. Cosa succede? Che mi viene una sorta di rettangolo, ci siamo capiti? 70-70, 140 per 40, un piccolo campo sportivo, diciamo così. Io parto e pasturo tutto dentro questa zona, la pasturo tutta orientativamente, ripeto, la prima pasturazione mi ci vanno un 70-75 kg di roba. Però sì, sei con vari capisci. Sì, oh, non sono da solo, siamo in tre. Siamo in tre. Sì, sì, no. Ho messo. No, io per una postazione o è da due o è da tre. Poi però per la pesca andiamo a pescare tutto intorno a questa cosa, ma anche fuori di 20, 30, 40 metri, se non addirittura di 200 a volte. Cioè, questa è una base dove noi tiriamo il tutto pesce, uso dire, ovvero la maggior parte dei pesci imbrancati di piccole dimensioni. Loro passano qua, se tu ci peschi a lancio, come dicevo a te, se non sbaglio, tu peschi a lancio qua dentro, prendi pesci 8, 9, 11, 12, poi ogni tanto si parte la 18, la 20, può capitare. Mentre invece andando a cercarli fuori, è più facile che se non li tagli. Hai sempre taglie 15, 14, 17, perché probabilmente sappiamo che la carpa non ama essere disturbata, quindi gira sempre molto. Si può mica avere un caffè, no? Sì. Gira sempre molto alla larga e abbiamo visto che dà risultati notevoli. Addirittura io vado a calare a volte dove vedo il siluro. Ci sono i siluroni, li vedi, perché chiaramente il siluro è marcato. Vedi il silurone, vado a marcarli lì. Oppure a volte vedo delle peschi, anche se lì non dovrebbe fare una grossa. Grossi massi, siccome è un posto dove i massi non sono molto presenti, è molto lineare, trovi dei grossi massi marcati, specialmente sugli 8, no, il vecchio gretto, cioè il vecchio letto del fiume, trovi delle massicciate, diciamo così, dei sassi abbastanza marcati, e a volte ci vado a pescare tutto l'intorno. E così abbiamo incrementato notevolmente la taglia del pesce. Una volta, due volte, tre volte vuol dire che diventano punti di riferimento. Certo. E comunque difficilmente caliamo tutte e due le volte, due volte consecutive nella solita zona, cioè nel solito punto. Magari lo spostiamo di 8-9 metri, 7-8 metri, però mai proprio dici è qua e qua si ricala. Sempre abbastanza. Sempre la pesca spot itinerante. Esatto. Che suoni. Ogni calata prevede almeno 1,5 kg di pellet sull'innesco in una zona piuttosto circoscritta, in modo che non sarà sempre solo un pesce che entra in pastura, ma sarà almeno 2, 3, 5 carpe. È ovvio che 2, 3, 5 carpe di 12, 15 kg l'una, 1,5 kg di pellet lo fanno fuori. Che dire, dopo aver sentito il racconto di Simone ci viene voglia di caricare la macchina e partire per il viaggio proprio in Spagna. E a proposito di emozioni, continuiamo con un video molto particolare, girato praticamente in diretta. Si tratta della partenza live durante una sessione di pesca stalking del nostro collaboratore Luca Gambino. E sei in questa zona qui perché tu i pesci li hai visti qui? Sì, sì, di giorno sono tutti là di giorno. E adesso vediamo, hai portato canne in quattro pezzi che sono facili da trasportare, pochissima attrezzatura, solo necessario. Quel pezzo forte, lo stick. Questo qui ha fatto davvero la differenza. Cosa contiene? Ma unico pellet bagnati con del liquido al trattore, che dopo si vede pure quale, ne aggiungo addirittura ancora proprio per renderlo proprio attrattivo. Perché tu hai bisogno di avere un'attrazione rapidissima con poca pastura, perché sì. In questo caso qua appunto metti nel cuore del sacchettino ancora un po' di attrattore. Sì, proprio per far arrivare un pesce deciso sull'innesco. Lancio, vediamo, a pendolo vicinissimo a riva, sì, ti avvicini appena appena. Per forza a pendolo perché sopra c'ho gli alberi e non riesco a fare diversamente. È una cosa fulminea, ecco parte, è la mia canna. Dopo questa sono nero.
perché non l'abbiamo presa, l'abbiamo persa, infatti si è slamata, la canna è appoggiata perché l'abbiamo rilanciata appena appoggiata lì sotto riva, senza piombo e senza nulla. Ma pochi minuti dopo succede un'altra cosa, il pesce diventa in attività, boom, la tua canna esplode, partenzone. Sì. Infatti deduciamo che secondo me Paolo non sia stata una lamata ma un pesce che abbia toccato il filo. Ecco qua le fasi, non vuole proprio entrare nel guadino anche qui. Vedi, attenzione, non entra, eri un po' agitato. Sì, sono molto agitato e si vede. Poi però... Yes. Però poi mi lascia andare, diciamo. Cosa pensavi quando hai visto? Cercavo di metterla più sicuro possibile nel guadino perché avevo paura che scappasse fuori, perché un pesce che ho fatto ha avuto una ripartenza abbastanza forte anche dentro il guadino. Ecco qua, è incredibile. Yes! Emozionante, vero? E se anche tu hai girato un video come quello di Luca, inviacelo visitando il sito www.carfishingtv.com. Potrai caricare attraverso un forum, un semplicissimo forum, i tuoi video e diventare protagonista della nostra televisione. Perché Carfishing Television sei anche tu, con i tuoi contenuti, le tue emozioni, i tuoi video, i tuoi racconti di pesca. Noi ti aspettiamo, www.carfishingtv.com. E dopo avervi ricordato che Carfishing Television è contenuti tecnici, report di enduro e gare, e soprattutto emozioni, vi ricordiamo anche la promozione presente sulle pagine di Carfishing Top. Chi si abbona al giornale Carfishing Top potrà acquistare per una cifra veramente bassa la lampada frontale LED Lancer H4. Si tratta di una delle lampade frontali più potenti sul mercato, che ora che arriva che siamo nella bella stagione potrà aiutarci a illuminare le nostre notti d'agosto con un prodotto di qualità di uno dei marchi storici delle lampade frontali. E dopo avervi ricordato che Carfishing Television è contenuti tecnici, report di gare d'enduro, emozioni e interviste, vi ricordiamo un'altra cosa, ovvero di LiAR, una tecnologia che sfruttiamo sulle pagine di Carfishing Top che ci permette di collegare ai contenuti cartacei anche nei contenuti video. Quindi il nostro obiettivo è offrire, attraverso il mix di video, foto e testo, un contenuto completo, il contenuto più completo nel panorama letterale del mondo del cartismo italiano. Con questo io ho concluso, vi saluto, vi rimando alla prossima, un saluto dal vostro Paolo Meneghelli, ciao! I'm gonna go get some more.